Un ambulatorio per dare assistenza sanitaria gratuita ai profughi ucraini, un'iniziativa dell'ospedale Miulli di Acquaviva, e cresce il flusso di persone che scappa dalla guerra. I numeri dell'accoglienza nelle nostre regioni nel servizio di Francesca Cosentino. È costante e capillare l'aiuto che l'Italia sta dando agli ucraini che fuggono dalla guerra. Più di 4 milioni e mezzo di persone, di cui circa 90.000, sono giunte nel nostro paese. Si tratta, ha raccontato il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, ascoltato in proposito alla Camera, per il 50% di donne, il 40% di bambini, il 10% di anziani, perché agli uomini non è concesso lasciare il paese. L'Italia, ha detto, ha inviato posti letto, cucine da campo, ambulanze e tutta una serie di beni sanitari, e sul fronte interno ha messo a disposizione, attraverso le prefetture, centri per circa 8.000 posti letto, mentre sta per scadere il bando per ulteriori 15.000 posti che gestiranno le associazioni no profit religiose del terzo settore. Curcio ha anche sottolineato che per gli ucraini che si regolarizzeranno temporaneamente sono previste forme di autosostentamento pari a 300 euro al mese e la possibilità di usufruire dei servizi sociosanitari. I comuni a questo proposito hanno chiesto un fondo straordinario, in particolare per gestire i bambini ucraini non accompagnati, e l'aggiunta di ulteriori 2.000 posti letto nei centri di accoglienza. E in seguito alla crisi economica scaturita anche per via della guerra in Ucraina, le regioni riunite in conferenza hanno chiesto al governo che per la ripresa, la tutela ambientale e il settore energetico, l'Italia chieda all'Europa di poter utilizzare aiuti di Stato.